Buongiorno, buongiorno amici gobbi, iscritti del canale, magari qualcuno ovviamente non sarà juventino, però per qualche gobbo che mi segue sapete benissimo che quest'anno io mi sono preso l'anno sabbatico dalla Juventus perché come ho detto l'anno scorso, uno degli ultimi video che ho fatto sulla Juve, ho detto con la permanenza di Allegri io purtroppo non riesco a seguire ancora la Juve, mi sono preso l'anno sabbatico, sciopero del tifo e così ho fatto, io purtroppo ho mantenuto le promesse, io sono stato coerente, a differenza di molti perché ho letto vari commenti sulle pagine social della Juve e c'è tanta incoerenza, tanta ipocrisia, gente che fino all'altro giorno schifava Allegri, gente che scriveva Allegri out, io sono uno dei primi che è sempre andato contro Allegri, cioè io è dal 2014 che critico e martello Allegri, però sapete cos'è? Che purtroppo certi tifosi si fanno abbindolare dai risultati, dai trofei. Perché a voi è bastata una Coppa Italia del cazzo, perché cioè, con tutto rispetto ragazzi, cioè, 3 anni di merda, cioè, abbiamo vissuto 3 anni di merda, non si può, cioè, poi per carità uno non può fare quello che vuole, ma io la Coppa Italia non l'ho nemmeno festeggiata, cioè io ho più festeggiato venerdì l'esonero perché è una cosa del genere, cioè, da tifoso juventino mi fa godere e sto ancora godendo, e non so fino a quanto godrò, sicuramente ho festeggiato più l'esonero che la vittoria della Coppa Italia, perché a me fa sorridere certa gente, no? Che va nelle pagine social della Juve, no? A scrivere, a andare contro la società. Magari i tempi sono stati sbagliati, no? Perché Allegri andava esonerato prima, cioè, andava esonerato l'anno scorso, andava esonerato dopo Monza, andava esonerato. Cioè, quante partite di merda abbiamo subito noi juventini in questi anni. Però se si è arrivati a in questa situazione ed è colpa di Allegri, perché lui è 3 anni che butta merda sulla società. Con un sacco di dichiarazioni, ma soprattutto puttana merda su noi tifosi e sulla storia della Juventus, perché ho letto commenti, no? Rispetto a Max, devi rispettare un allenatore che ti ha fatto vincere trofei. Ragazzi, io devo rispettare chi? Un allenatore che ha buttato merda sulla nostra storia? Un allenatore che ci ha infangato per 3 anni? Io lo devo rispettare? Ma anche no, ragazzi, ma anche no. Cioè, non potete parlarmi di rispetto. Il rispetto, lui è 3 anni che ci prende per il culo con dichiarazioni vergognose. Se non avrei voluto vincere, sarei andato da un'altra parte. Oppure non perché ti chiami Juventus, devi vincere sempre. Cioè, ricordiamo, no, queste cose. Oppure tabula rasa, no, perché purtroppo il tifoso medio juventino si fa abbindolare dai risultati, da una coppetta. Cioè a voi è bastata una coppetta Italia per dimenticare tutto lo schifo in questi 3 anni. Io purtroppo non sono così, ragazzi, io ho la memoria, cioè io le cose me le ricordo e molto bene, e molto bene. Gente che fino al giorno prima schifava Allegri e il giorno dell'esonero ci sono stati commenti veramente che mi sono fatto grosse risate, no? Purtroppo la coerenza è per pochi, so che è difficile, io non sono così, io seguo una linea e basta, cioè da quando è ritornato questa ameba in panchina la mia linea è stata
out sempre, sin dal primo giorno. Io Allegri non l'avrei manco ripreso. Il tweet del suo amico di Marende è qualcosa di imbarazzante. Cioè, lui non ha perso tempo a difendere il suo amichetto. Però io non ho visto un tweet della vittoria della Coppa Italia, eh. Non ho visto un tweet, quindi cioè, voi non potete parlarmi, Agnelli è Juventino. Ah sì? È Juventino. Allora, perché non ha fatto un tweet sulla vittoria della Coppa Italia? Cioè, quindi che voi mi date lezioni di juventinità, mi fa veramente sorridere, perché voi, cioè, siete proprio gli ultimi che potete darmi lezioni di juventinità. Voi, punto primo, non conoscete la mia storia da tifoso, non sapete le battaglie che ho fatto, i sacrifici che ho fatto per questa squadra. Quindi, sinceramente, io sì, quest'anno lo ammetto, io non è che tifavo contro la Juve, perché dopo qualcuno qua pensa: no, tu tifi contro la Juve. No, io tifavo contro Allegri, è diverso, perché sono arrivato a un punto che non ce la facevo più, veramente ero stanco, stufo, stremato. E quindi quando uno arriva a queste cose significa che ormai è proprio, cioè, non ce la fa più, perché io non ho mai tifato contro la mia squadra del cuore, mai. Purtroppo questo allenatore mi ha portato a questo, mi ha portato a questo. Però sono contento. Adesso basta Allegri, perché bisogna pensare al futuro e comincia una nuova era. Stamattina la Juventus ha, diciamo, ufficializzato il traghettatore Paolo Montero. Diciamo che Paolo Montero sarà allenatore ad interim per queste due partite. Diciamo che queste due partite non ti giochi nulla, perché ormai, boh, la Coppa Italia l'hai vinta e il posizionamento Champions l'hai raggiunto. Per quanto mi riguarda sono due partite inutili, però chiaramente, sicuramente le seguirò almeno con entusiasmo, quello senz'altro, perché almeno ho la certezza e la sicurezza che non c'è più quello in panchina, almeno, cioè, le vedo con gioia, è quello che mi mancava da tanto tempo, perché vedere la Juve era veramente una cosa estenuante, cioè, perché c'era quello in panchina, io non riuscivo a godermi una partita, non riuscivo magari a esultare un gol, non riuscivo a, anche se comunque a Coppa Italia non riuscivo a godermi un trofeo. Cioè, purtroppo questo allenatore mi ha tolto tutto, l'entusiasmo, la voglia di tifare, cioè la passione. E adesso è tutta un'altra storia. Cioè, adesso oggi anche splende il sole, è una bella giornata, quindi sentite questa aria di libertà. Di questa aria frizzantina, no? Noi tifosi gobbi, cioè, io sì, cioè, sono contento di finalmente di, non dico che torneremo quelli di un tempo, perché comunque per tornare a vincere ci vorrà tanto, tanto tempo, cioè, non è che adesso si parla, sì, di Thiago Motta, adesso bisogna vedere cosa deciderà, perché ieri in conferenza stampa ha detto: dovrò parlare con Saputo per il mio futuro. Però comunque, almeno ho la certezza che non c'è Allegri, cioè c'è Juve oltre Allegri. Cioè, noi siamo stati sotto scacco di un allenatore, cioè un allenatore che ha infangato la storia della Juventus, ha infangato, perché tu non puoi fare certe affermazioni. Cioè, io ho letto commenti: ma ha raggiunto gli obiettivi. Ma quali obiettivi, ragazzi? Cioè, la Coppa Italia e arrivare in Champions, questi per voi sono obiettivi? Cioè, con tutto rispetto, ragazzi, cioè, ti chiami Juventus, non ti chiami Bologna o Atalanta, cioè, non potete farmi passare come obiettivi il raggiungimento della Coppa Italia
e il posizionamento Champions. È da 10 anni che arriviamo in Champions. Cioè, poi certe dichiarazioni che ha fatto anche quest'anno, io non ho detto minimo, e settimane prima si è contraddetto più e più volte. Quindi, cioè, io sono contento che ce ne siamo liberati finalmente, perché ormai veramente stava diventando qualcosa di ingestibile. Quelli che adesso se la prendono con la società, io sono il primo a criticare la società, perché io ormai anni che critico Elkan, ho criticato Agnelli quando era ancora presidente, ho criticato Paratici, ho criticato comunque Scanavino, ecco, l'unico che non me la sono presa è stato Giuntoli, perché Giuntoli è arrivato qui per sistemare i conti, e l'unica roba positiva, cioè l'unica roba bella che ho fatto è stato cacciare Allegri insieme a Calvo, perché anche Calvo ormai è un annetto che batte sul tasto di mandare via Allegri, quindi sotto questo punto di vista sono veramente contento, perché ho sentito tante critiche a Giuntoli, Giuntoli di qua, Giuntoli di là, ho visto Asta, Giuntoli out, cioè io sono il primo a criticare la società, però secondo me questo non è il modo giusto di criticare per la società, perché bisognerebbe sapere come sono andate veramente le cose prima di scrivere commenti a cazzo, secondo me, perché la società avrà sbagliato, perché non puoi arrivare a 2 giornate dalla fine a cacciare un attore. Sì, posso anche essere d'accordo, però ragazzi, Allegri si è ricercata lui a questa situazione, cioè è 2 anni che butta fango sulla società. E 2 anni che, cioè 2 anni, 3 anni che scredita la Juventus, e se si è arrivati a questo punto è anche colpa sua, cioè se l'altro giorno è sbottato così, se l'è cercata lui, perché tu non puoi andare contro un giornalista minacciandolo, non puoi prendere a calci un'emittente fotografica, cioè non esiste. Cioè qua la Juve l'ha cacciato non per situazioni sportive, che sicuramente l'avrebbe cacciato a fine stagione, però l'ha cacciato per una questione di etica, perché qua è una questione di etica, di comportamento. Cioè Allegri ha fatto il Sarri di turno, cioè si dice tanto di Sarri, no? Sarri non ha lo stile, Sarri non è da Juventus, però Allegri ha fatto di peggio, ragazzi. Cioè, veramente ha fatto di peggio. Quello che ha fatto dopo la finale di Coppa Italia, perché non è tanto durante la partita, che anche lì ci può anche stare, tra virgolette, però anche dipende dal momento in cui lo fai. Per un conto che me lo fai, no, magari se non ti danno un rigore, se ti hanno un gol, posso anche capire, perché tutti abbiamo sbottato. Cioè, per chi ha giocato a calcio può succedere di sbottare, però Allegri non è la prima volta che fa così. Cioè, quante volte in questa stagione ha sbottato in questa maniera? Cioè, tante volte, ragazzi. Quindi, ma il problema è quello che è successo dopo. Cioè, tu non puoi mandare via un tuo superiore, perché Giuntoli è un tuo superiore. Cioè, tu non lo puoi mandare via così e dopo ti giustifichi, ma volevo festeggiare con i miei calciatori. Ma chi la vuoi dare bene? Chi la vuoi dare bene? Tu non puoi fare quello che hai mandato via Giuntoli e dopo hai aggredito un giornalista che dopo, sono chiariti, però, cioè, questo è il discorso, ragazzi. Cioè, è il comportamento, cioè, se l'hai cercata lui, quindi, cioè, i commenti che ho letto sotto i post della Juve sono commenti aberranti, perché cioè, bisogna fare pace col cervello, ragazzi, ogni tanto, perché fino a giorni fa tutti volevano la cacciata di Allegri e adesso
non mi si può parlare di rispetto, perché lui rispetto non l'ha avuto nei nostri confronti, non l'ha avuto, cioè non mi potete dire Allegri è più juventino di te, di noi, ma quando? Ma quando? Cioè non potete dirmi ma Allegri ha difeso la Juve, ha difeso la Juve, ma quando l'ha difesa? Ma quando l'ha difesa? Ha sempre sputato sulla storia della Juventus, sputato sulla società. È stato l'unico a mantenere la baracca in piedi l'anno scorso e la tendenza. Ma qua, cioè, ma voi pensate che ci sia solo Allegri come allenatore al mondo? Voi pensate che Allegri sarebbe stato l'unico? Cioè, evidentemente siete un po' fuori strada, perché io non ho mai sentito una dichiarazione prendere veramente posizione di Allegri, cioè ha sempre tirato fuori scuse, alibi, ha sempre infangato la storia della Juventus e voi mi parlate di rispetto. Cioè, secondo me mi sa che voi dovete veramente studiarvi la storia della Juve, mi sa voi, perché cioè, mi parlate di rispetto e di juventinità, cioè che voi lasciamo perdere. E quindi oggi aria nuova, ragazzi, aria nuova. Montero guiderà la Juventus queste due partite, non è che mi aspetti chissà che, non è che mi aspetti cambi tattici, perché anche lui mi pare usi la difesa 3, anche lui, però sicuramente almeno avrò un po' più di entusiasmo, quello sicuro. Cioè, queste due partite non è che ci saranno cambi tattici. Dopo c'è stato qualche calciatore che ha fatto i saluti da Allegri, ma lì secondo me trova il tempo che trovano, cioè sono cose di facciata secondo me, perché non è che possono dire, cioè non è che possono fare post contro Allegri in modo pubblico, cioè è ovvio che devono fare ringraziamenti, a parte Rabiot che sappiamo che è così con Allegri, però con quel post secondo me anche lui si è scavato la fossa, cioè anche lui ormai seguisse il suo allenatore mediocre e si levasse dalle scatole, però ha fatto il post Vlahovic, Danilo, Bremer, Weah, cioè secondo me quelli sono di facciata, perché adesso tanti magari sono venuti fuori, ecco. Allora non era vero che i giocatori erano contro Allegri, cioè voi veramente vi fate abbindolare da dei post, cioè è ovvio che non possono dire che erano contro Allegri nel pubblico, cioè purtroppo quello che succede dietro noi non lo sappiamo, ragazzi, cioè non sappiamo dietro le quinte cosa succede, quindi magari in pubblico dicono una cosa, però magari dietro le quinte succede tutto altro, quindi questo è, ragazzi, io sono veramente contento, infatti mi vedete contento, cioè si vede che sono contento, perché finalmente torneremo anche qui sul mio canale a parlare di Juve e magari per quel poco che riuscirò magari mi guarderò le partite, però me le guarderò con entusiasmo, tifando la mia squadra e tornando a risultare i gol. Questo mi mancava, l'attesa della partita, questo mi mancava, cosa che con questo allenatore mi era andata tolta. Quindi, però adesso basta parlare di Allegri, perché adesso inizia una nuova era, sicuramente non con Montero. Infatti nel comunicato sono stati finalmente chiari, cioè Montero guiderà la squadra fino al termine della stagione e dopo si spera che arrivi Thiago Motta, perché almeno cioè, tra i nomi che circola è quello che preferisco di più, perché non è sicuramente l'allenatore che mi scalda il cuore, però sicuramente è un attore che porterà aria fresca, cioè almeno mi porta entusiasmo, novità, cioè io voglio vedere qualcosa di nuovo alla Juventus, non voglio vedere sempre le stesse cose, cioè anche il nome Conte che gira, anche no, cioè io sono
sono stato un estimatore di Conte tanti anni fa, però ultimamente anche lui, Conte, anche lui ha dei limiti, soprattutto nella difesa 3. Io voglio vedere qualcosa di nuovo, voglio un attore così da difesa 4, che dia dei dettami tattici, faccia giocare la squadra a calcio, questo voglio vedere in una squadra. Quindi per questo voglio che arrivi Thiago Motta. Cioè non stiamo parlando di fenomeno di allenatore, cioè non è un fenomeno di allenatore, perché i fenomeni di allenatori sono Klopp, Guardiola, quelli là stiamo parlando. Però sicuramente è un attore che porterà nuove idee, nuovi dettami tattici, aria fresca. È questo che mi mancava da troppi anni. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buona giornata, buona domenica a tutti. Lasciate un like se vi va, per chi comunque gob, ma magari anche da esterno, magari se vi va, lasciate un commento. E fatemi sapere la vostra su questa situazione, ma sentite l'aria, l'aria pulita, l'aria fresca, non c'è più questa aria sporca, nera di Allegri virus, no, è un'aria pulita, pulita, è stato estirpato il virus, il male, il Lord Voldemort. Adesso bisognerà distruggere tutti gli Horcrux. Dopo quello che ha scritto Rabiot non deve più giocare, non deve giocare queste ultime due partite. E soprattutto Montero, io ti faccio un grosso in bocca al lupo, che queste due partite magari siano, magari ti fai notare, no? Magari anche per la Next Gen, perché si parla di Montero che dovrebbe andare a allenare la Next Gen il prossimo anno. E soprattutto Montero, che tu sei stato compagno di Pavel Neve, ti prego, non mettermi Alexandro in campo. Ti prego, facci questo regalo, Montero, facci questo regalo, non mettere Alexandro in campo. Perché un giocatore come Alexandro non può eguagliare o superare le presenze di una leggenda come Pavel Neve. Ti prego, facci questo regalo e allora verrai ricordato sicuramente anche da calciatore, perché da calciatore non eri un fenomeno sicuramente, non eri scarso tecnicamente, però eri molto rude negli interventi, sicuramente la grinta non ti mancherà. In bocca al lupo, Montero, non è che mi aspetti chissà che queste partite, però almeno sapere che non c'è quello sulla nostra panchina, per me è già una vittoria, ragazzi. È già una vittoria. Buona giornata a tutti e sempre, fino alla fine, Forza Juventus. Siamo liberi, liberi, liberi da te. Liberi, liberi da te. Ciao ragazzi e mettete like al video se vi va.